Ciao a tutte, bentornate. Oggi un nuovo video collaborazione. Come avrete capito dal titolo, appunto, si tratta di un'altra tipologia di video. Ne ho fatti pochi finora, però spero che vi facciano piacere. Sono stata contattata dall'azienda di Jewel Candle. Per chi non sapesse chi sono un'azienda che producono candele artigianali con all'interno un gioiello. La bellezza di queste candele, appunto, oltre il profumo che è paradisiaco, sono appunto i gioielli che emergono quando le candele vengono accese. La candela si accende normalmente e dopo qualche ora emerge un pacchettino che va spacchettato e dentro troverete un gioiello del valore, lì sarà a random, tra i 10 e i 250 euro. Vi faccio vedere appunto cosa mi sono stati inviati. Questi prodotti mi sono stati inviati gratuitamente appunto dall'azienda e vi mostro appunto come mi è arrivato il pacco. Allora, mi è arrivato questo scatolone qua, molto grande. All'interno ho trovato la bolla di accompagnamento con le candele che c'erano all'interno e poi ogni candela era dentro a questa scatola con queste carte, diciamo, cartocciate per fare spessore e avvolte anche dentro appunto della carta velina. Quindi le candele erano fermissime e non si muoveva niente. Quella che mi è arrivata nel barattolo di vetro era ulteriormente impacchettata dentro questa scatolina di cartone che ha appunto i blocchi per non farla uscire fuori, per proteggere ulteriormente appunto il barattolo di vetro. Io una l'ho già accesa e ho già scoperto il mio gioiello, che sono questi orecchini qua che indosso. Vi metto poi una foto. E sono appunto degli orecchini piccolini in argento 9,25, perché tutti i gioielli all'interno delle candele sono comunque in argento 9,25 con queste palline appunto di strass. In questo caso mi sono capitati rossi, capita fagiolo perché comunque il rosso mi piace tantissimo come colore. Allora, io ho scelto tre candele, mi hanno dato la possibilità di scegliere tre candele, ve le mostro una, vi metto la foto perché appunto l'ho già accesa ed è la True Love in Limited Edition. Ed è questa qui. Poi ho scelto questa che è la Happy Birthday Limited Edition. Non so ancora che gioiello conterrà e quindi sarà una sorpresa anche per me. E comunque ho creato da poco un profilo Instagram, quindi se vi fa piacere mi cercate su Instagram e vi posterò poi man mano le foto di quando accendo queste candele. E appunto, quindi questa non l'ho ancora aperta. Mi sono dimenticata di dirvi che la True Love, quindi quella che ho acceso prima, è al profumo di rosa, una cosa paradisiaca. Appena ho aperto il pacco, neanche spacchettate già profumavano, e accese sono una cosa meravigliosa perché si sente il profumo da una stanza all'altra. Questa qui, l'Happy Birthday, a me mi sembra una via di mezzo tra una crema, un profumo di crema, la vaniglia con la scorza di limone. Sembra quasi una crostata, una pasta frolla, buonissimo, di quelle con il gelato e la crema. È una cosa veramente paradisiaca e viene appunto confezionata con la cartina trasparente e la raffia. E poi mi è arrivato appunto quello che vi dicevo prima, questa dovrebbe essere l'edizione classica, si chiama Pink Cherry ed è appunto nel barattolo di vetro ed ha un profumo fantastico, dentro appunto è così, il fiocchetto ovviamente vi conviene toglierlo poi quando lo accendete. E, avete presente il ghiacciolo o il gelato alla ciliegia che ha quel profumo intenso, proprio dolcissimo, a chi non piace ovviamente il profumo estremamente dolce, beh, ha quel profumo lì di ciliegia intenso, di dolce alla ciliegia. Quindi è buonissima anche questa, a differenza delle altre, come cera è un pochettino più morbida, quindi si scioglierà un pochettino prima, credo. Al tatto proprio la si sente meno compatta, più burrosa. E quindi niente, per tutti i prezzi relativi alle candele vi lascio nell'info box il sito.
e anche la loro pagina Facebook. Se volete rimanere aggiornati sulle novità, le promozioni, le limited edition, vi conviene appunto non solo guardare il sito, ma andare sulla loro pagina Facebook. So che hanno anche un profilo Instagram, se non sbaglio. Comunque tutti i link necessari li trovate nell'info box. Spero che questa recensione vi faccia piacere e come ultima sorpresa vi dico che nei 2 mesi successivi alla pubblicazione di questo video, per i miei iscritti ci sarà uno sconto del 20% sull'acquisto delle candele inserendo il codice sconto Alchimia. Comunque anche tutte quelle diciture le troverete nell'info box. Spero che appunto questa sorpresa vi faccia piacere e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!